non perdere per visitare meravigliose dimore storiche. Risale probabilmente al 1100, una delle residenze più antiche appartenute alla famiglia Farnese, che diede i natali a Papa Paolo III. È la Rocca di Ischia di Castro, che assieme ad altre dimore storiche è stata aperta al pubblico nelle cosiddette giornate farnesiane. Abbiamo anche voluto lanciare un po' un messaggio per far vedere questi tesori e far vedere sicuramente la cura amorevole dei proprietari che cercano di mantenerli aperti e di salvaguardarli. Dal castello Orsini di Vasanello al palazzo del Drago di Bolsena, un patrimonio storico e culturale in mano a privati spinti dalla passione e dall'amore per la storia. Dopo l'acquisto ci sono state delle emergenze, il crollo del muro del giardino pensile, il crollo del tetto principale del fabbricato. La cosa forse principale di ripristino è stata la riapertura di una loggia cinquecentesca, elemento tipico dell'architettura farnesiana. Salvare, conservare e soprattutto rispettare sono le parole d'ordine di chi vive queste dimore. Unico modo per consentire poi al pubblico di poter godere della storia che quelle mura e quei giardini raccontano. Qui esisteva uno spazio che era stato abbandonato e che era stato originariamente un orto. Ho cercato di ricostruire, partendo da miniature, partendo da piante antiche, quello che poteva essere un giardino medievale. Interventi che costano ma che apportano indubbi vantaggi per molti. Qui per esempio vediamo l'esterno della Rocca di Ischia di Castro come era qualche anno fa e come è oggi. Più di questi restauri sono possibili per i proprietari, e purtroppo lo sono soltanto se la questione fiscale in qualche modo è risolta, più può crescere l'indotto del turismo, dei servizi per dei territori.